Adesso interessa che non d'oro, perché l'iconografia riproduce San Nicola con tre sacchetti, sì, con il libro La mitra pastorale. Era vescovo di Mira in Turchia. Si narra praticamente che, essendo venuto a conoscenza di un povero uomo che aveva tre figlie e che, non avendo denaro per la dote, doveva avviarle alla prostituzione perché là era comune, San Nicola miracolosamente fece apparire tre sacchetti d'oro che lasciò a notte tempo nella casa dell'uomo, che in questa maniera poté sposare le figlie che furono salvate dalla prostituzione. Da questo dono nasce tutta l'iconografia successiva relativa a San Nicola, tra cui anche la figura di Babbo Natale, proprio per il dono, per il donarsi. Allora, San Nicola è patrono della Cetonia almeno dal 1456, anno nel quale un devastante terremoto abbatté l'agglomerato di epoca romana che si trovava non qua ma dove siete scesi col pullman. Lì c'era il tempio di Iside, le terme romane, eccetera, eccetera. Sono ancora sepolte. La prima chiesa che avete visto, quella Santa Maria della Cancellata, si legge ancora su due colonne romane ed era tempio di Iside. Per chi è un po' attento, in cripta si vede ancora opus reticulatum, cioè le modalità costruttive dell'antica Roma. Quindi tutto quanto viene qui affermato è scientificamente fondato, perché si basa su prove archeologiche, su evidenze emerse nel corso dall'Ottocento in poi, insomma, perché fino all'Ottocento non ci pensavano proprio all'archeologia, va bene? Questa è molto preziosa come statua. Quella tela invece, quella è la tela della Visitazione, è del 1604, un anno prima che Caravaggio scendesse qui in campagna e sconvolgesse le modalità pittoriche, quindi ancora scuola d'ambito campano, di natura manierista, va bene? E la Visitazione di Maria a Santa Elisabetta, no? Questo pezzo è particolarmente pregiato ed importante, la parte superiore, non quella mediana. Questa è un'acquasantiera del Medioevo, e per Medioevo si intende, perché l'iconografia è tipica degli anni 1000, 1100, 1200, 1300. No, questa è, non è nemmeno una donna. Questa è una sirena bicaudata, è una sirena a due code di delfino. Voi sapete meglio di me che nell'ambito della cultura pagana, no? Nell'ambito della cultura romana, greco-romana, le sirene naturalmente erano strumenti inferi di perdizione dell'uomo, no? Le sirene che cercano di... Quella è una metafora per dire, perché nel corso della storia la donna purtroppo è stata sempre criminalizzata. Guardate, molti dicono no, nell'ambito della cultura cristiana non è vero, lo erano di più in quella pagana, perché le lamie, per esempio, le furie, la strix, tutte donne, non è che c'era un maschio, oppure gli archetipi della strega classici, Circe e Medea, donne, chiaro no? Oppure nel Medioevo anche Morgana, che emblematizza il male, contrapposta a Merlino, che invece è il difensore del bene. Quindi è questa, nei fatti, ecco, la donna non è mai stata trattata bene. Col cristianesimo invece si impone, accanto all'archetipo negativo, anche quello positivo, la Madonna, no? Quindi c'è questo dualismo su quale la figura della... Io scrivo molto di queste cose, perché nei fatti quella che noi chiamiamo civiltà contadina non lo era in realtà. Io la chiamo società contadina, perché di civile aveva ben poco. Allora, gli uomini, i pater familias, erano trattati come servi della gleba, dai maggiorenti. Le donne, meno che meno, erano proprio in possesso dell'uomo, praticamente le famiglie pagavano il contraere, la dote, no, la dote di panna, era una forma di pagamento, pigliati mia figlia e io ti do questo e quest'altro. Ed erano infatti, e le donne, accidenti, erano quelle che mantenevano poi, che reggevano, tanto è vero che da queste parti si diceva la mul remiez, cioè
il mulo che regge tutto, ed era la donna, la mulo era mezzo. Oh. Pertanto io pure nell'ultimo libro che ho scritto ho fatto una disamina, è un romanzo, però ci ho voluto mettere un saggio in appendice proprio per delineare questa figura della donna nell'ambito della società contadina, che non è stata certamente trattata molto bene. Se pensate che De Sanctis parlava dei contadini e dei galantu, contrapposti ai galantuomini, dice questa è l'epoca nei quali i galantuomini considerano i contadini meno dei loro muli. Lo scrive nella giovinezza De Sanctis, quindi, e stiamo parlando dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, quindi quei tempi relativamente recenti, insomma, sulla scala evolutiva umana. Dunque, la sirena bicaudata, poi, come molta altra simbologia pagana, è stata acquisita dal cattolicesimo e tradotta in simbolo positivo, perché bicaudata ha due code, vedete, aperte, come una puerpera, quindi questa sirena diventa simbolo di rinascita. Attraverso che cosa? Essendo essere acquatico, attraverso delle tratte dell'acqua. Ma voi siete usata come acqua santiera o no? Certo, come no? Ma questa è sempre stata usata, sì. Adesso sta in casa. Ora è musealizzata naturalmente, però pure qua tutto il pian terreno qua andrà rimesso a posto. Ora